Eccoci a Forcella, l'inferno. Secondo i media, quartiere violento, quartiere malfamato. Secondo quelli che abitano qui, quartiere normale, di gente che lavora, di gente che si sveglia alle 4 del mattino per inventarsi un mestiere per tirare fino a sera, no? La famosa arte di arrangiarsi dei napoletani. Ed è qui che nel 1870 si trasferì Salvatore Condurro da Torre Annunziata. Salvatore Condurro abitava in una casa in un basso all'altezza del Corso Umberto, che qui a 2 metri, che all'epoca non esisteva ancora. Faceva un altro lavoro, faceva il vociaro, in un certo senso il comunicatore dei giorni nostri. Il sabato e la domenica, per arrangiare, per arrotondare lo stipendio del suo lavoro e per sfamare i figli Michele e Antonio, si dilettava a fare le pizze fritte con un pentolone, l'olio, friggeva le pizze e le vendeva alla gente per strada. Il figlio Michele, piccolo, cominciò ad aiutare il padre, apprese l'arte di questo mestiere, rivelatosi poi il segreto del successo della famiglia Condurro, e nel 1904 aprì la sua prima pizzeria dandogli il proprio nome, la pizzeria da Michele. E quella fu la nascita del mito, ok? L'antica pizzeria da Michele, che da quel giorno, sempre gestita dalla famiglia Condurro di generazione in generazione, è diventata, grazie alla dedizione di Michele Condurro, dei figli, dei nipoti, dei pronipoti, di cui il sottoscritto fa parte, il tempio sacro della pizza mondiale. Cosa vuol dire essere la pizzeria più famosa del mondo? Vuol dire trovarsi nelle guide? Vuol dire ritirare premi? No, non vuol dire nulla di tutto questo. La pizzeria più importante del mondo significa che se vai da qualunque persona a Buenos Aires in Argentina, piuttosto che a Tokyo in Giappone, piuttosto che in Scandinavia, in Sudafrica, in America e in una qualsiasi altra città del mondo e dici pizza, il vostro interlocutore non avrà alcun dubbio e vi risponderà Michele, l'antica pizzeria da Michele, la pizzeria più importante del mondo. Quindi questa volta è veramente con piacere che vi invito a Forcella, nel tempio sacro della pizza napoletana, che è anche casa mia. Benvenuti all'antica pizzeria da Michele. Mi chiamo Daniela Condurro e mi occupo sia dell'antica pizzeria da Michele che dell'antica pizzeria da Michele in the World. Michele Condurro era mio nonno e questa pizzeria è stata fondata da Salvatore Condurro, che era il padre di Michele. E Michele l'ha portata avanti con la sua passione. Lui era appassionato degli impasti e ha conseguito anche un diploma e per questo è diventato un maestro pizzaiolo. La pizza napoletana è diversa dalle altre pizze, quindi deve essere almeno non confusa con le varie focacce. E noi ancora oggi ripetiamo, replichiamo una pizza che è molto grande, che esce fuori dal piatto, perché la pizza è nata come mangiare popolare, quindi doveva sfamare tutta la famiglia e veniva tagliata all'epoca a 4 sul tavolo di marmo, in modo da poter far mangiare più persone, in modo semplice. Quindi a noi interessa in questa associazione far capire la differenza della pizza storica alle persone, ai giovani, a quelli che oggi si avvicinano e non conoscono la vera storia della pizza napoletana.